lui, un po' Morelli, un po' appunto il nostro Mister X che ha vinto, però appunto c'è il rammarico di aver chiuso addirittura con 100 punti di ritardo. Punteggio finale di 63 punti e mezzo, non tanto buono partito che mi sembra che l'ultima giornata abbia mollato però. E allora al primo posto il vincitore indiscusso, perché veramente non c'è mai stata storia, cioè è partito dall'ultimo posto e dalla prima giornata ha fatto una rimonta lineare che lo ha portato fino al primo posto, quello colui che non ha mai giocato al fantacalcio e ce l'ha messa nel culo a tutti perché ci ha preso per il culo. Per benissimo, reparto frutta e verdura, un nome, una garanzia, con un punteggio di 69 punti di partenza e un punteggio personale di 2697 punti e mezzo, con un punteggio finale di 2766,5. Chiude al primo posto, reparto frutta e verdura. Il signor Mirko, porca di quella puttana, auguri, auguri, ma auguri di cosa? Ma come cazzo hai fatto a vincere? Meno male che non sapevi mai giocare, non avevi mai giocato, non avevi mai fatto un cazzo. La vecchia scusa, la scusa più vecchia del mondo, e ce l'hai messa nel culo a tutti, ci siamo cascati tutti. È lui il vero campione di questo fantascudetto. Poi peraltro zitto zitto, non ha mai parlato, non ha mai detto un cazzo, non ha mai fatto un cazzo, è sparito nell'ombra, non si sa dove cazzo sia finito. Secondo me, guardava solo il fantacalcio in questo periodo, e la sua fidanzata ovviamente. Reparto frutta e verdura vince questo fantacalcio giustamente. E adesso andiamo a vedere anche il risultato finale, se me lo dà sto cazzo di coso, se no chiudiamo qua. Comunque, deve sicuramente ha fatto bene anche quest'ultima giornata. Con un motto banzai addirittura. Reparto frutta e verdura. Ah, peraltro, non per dire, ma anche l'altro gruppo chiude primo nel proprio. Nell'altro suo gruppo, che non so quale fosse, Stoppado Ovest, ha fatto pure meglio. Cioè, in classifica generale, l'altro gruppo ha chiuso 8.471esimo. Cioè, questo qua praticamente andava a punti. No? Cioè. Ma è un mito, cioè, è un mito. Che in classifica stagionale 2529esimo. Cioè, questo si vinceva da 500, ragazzi. Troppo forte, veramente, troppo forte. Troppo forte, vediamo cosa ha fatto, eh? 80 punti e mezzo l'ultima giornata, con un giocatore in meno! Con un giocatore in meno! Cioè, ma guarda che cazzo ha preso! Ci ha preso Del Piero, Di Natale, Pirlo, cioè, tutti li ha presi! Ma come cazzo è possibile? Cioè, ma come cazzo, ma no? Ma veramente era troppo forte. Cioè, troppo forte, veramente. Troppo forte. Disarmante, disarmante. Perché mi manca veramente tanto poco tempo, perché sennò sarei andato avanti ancora, ma veramente, meritava la miglior celebrazione. Grandissimo. Prodotto risparmio. Reparto frutta e verdura. Vince questo fantacalcio. E per quest'anno è tutto. Non sappiamo se ci sarà un'altra edizione. Per il momento siamo alla seconda edizione di questo fantacalcio, non sapremo se ci sarà una terza edizione, non penso, però vedremo. Comunque, grazie per l'ascolto e ci vediamo l'anno prossimo. Forse, chi lo sa. Ciao a tutti, buonanotte.